Buio, silenzio e serrande abbassate. Così si presenta da due sere Piazza Dante a Viareggio, appena entrata in vigore l'ordinanza del commissario prefettizio Stelo, che impone la chiusura dalle 19.30 e fino alle 6 del mattino a 11 locali del piazzale della stazione, ordinanza che resterà in vigore fino al 1° di marzo. Luci spente, escluse quelle del bar dello scalo ferroviario, e clientela allontanata, quella clientela ritenuta violenta e rissosa, spesso formata da pregiudicati, quasi sempre nordafricani o rumeni, contro cui il comune e la questura hanno agito. Mentre la città si è divisa tra favorevoli e contrari, e mentre gli esercenti hanno annunciato chiusure e licenziamenti, a favore del provvedimento si è schierata la senatrice del PD, Manuela Granaiola, che risiede proprio in Piazza Dante, intervenuta nell'ultima puntata di Botta e Risposta. Naturalmente un provvedimento così è un provvedimento cautelare, non risolutivo, ma io credo che non possa essere criticato. Capisco che per le attività, per certe attività, possa essere anche un danno, d'altro canto le stesse esercenti, le stesse attività non ci hanno aiutato nel trovare un modo di vivere civile, perché questi fatti sono accaduti per lo più di fronte a queste attività, probabilmente c'era bisogno anche di un maggior lavoro, anche di convincimento di queste persone che quotidianamente stazionavano e non avevano certamente comportamenti corretti.